La corsa dei prezzi al consumo lascia qualche segno anche nel commercio al dettaglio, che nel mese di luglio ha segnato la seconda contrazione mensile consecutiva. Su base tendenziale, in particolare, le vendite sono aumentate del 4,2% in valore, ma diminuite dello 0,9% in termini di volumi, mentre nel trimestre maggio-luglio, in termini congiunturali sono cresciute in valore dell'1,9%, mentre in volume la variazione è stata solo dello 0,3%. E questo è l'unico set di dati congiunturali che ha diffuso Istat questa settimana, dati da cui emerge come gli acquisti online anche quest'estate hanno avuto una crescita a doppia cifra, più 20,6% rispetto alla crescita registrata per la grande distribuzione, più 7,3%, e al calo nei negozi, meno 1,5%. Istat martedì ha anche presentato una nuova serie di dati sul fabbisogno e l'emergenza abitativa, dati freschi relativi al 2021, da cui risulta che 18,2 milioni di famiglie, 71% del totale, sono proprietari dell'abitazione in cui vivono, mentre 5 milioni, il 20% circa, sono in affitto e 2 milioni vivono in case in usufrutto o gratuitamente. Le famiglie proprietarie, in particolare di un'abitazione, e che pagano il mutuo sono solo il 12% del totale, poco più di 3 milioni, mentre una famiglia su tre in povertà, cioè che appartiene al quintile di spesa più povera, è costretta a vivere in affitto e solo il 6% di queste famiglie può accedere a un mutuo.